Trepival Rendena Carisolo. I padroni di casa ottengono la seconda vittoria consecutiva nel derby. I gialloblu vengono presi in controtempo dal ritmo alto della 3P e faticano a far girare la palla come loro solito. Al 18esimo l'episodio decisivo. Egidio Collini calcia da fuori, il numero 1 ospite non vede il pallone per un riflesso strano del sole e concede la rete ai locali. Il Carisolo è determinato a pareggiare ma si rende pericoloso solo nel secondo tempo. L'occasione più grande è sciuppata da Masè da due passi. Nel finale la squadra di Collini resiste e difende l'1-0. Brent Avio. L'eccessivo nervosismo dei neroverdi favorisce la vittoria ospite. Dopo il miracolo di Trentini su Bertoletti, gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro dalla traiettoria imprevedibile di Gabriele Giuliani. A metà frazione il vento condiziona anche la traiettoria sul tiro di Scolare e ristabilisce il pareggio, ma nel recupero l'Avio torna avanti con il rigore di Magagnotti. In avvio di ripresa il Brenta rimane in 9 per 2 espulsioni ingenue, permettendo all'Avio di giocare al tiro al bersaglio. A completare l'1-5 ci pensano Menegali su punizione e Bertoletti con una doppietta. Castelcimego Limonese. Seconda vittoria di prestigio per i Lombardi. Antonini vola sul colpo di testa di Michele Lorenzi al quinto, poi succede poco nella prima frazione se non un grave infortunio, corso a Carlo Lorenzi. Allo scadere Beltrami infila Venturini con un colpo di testa preciso, ma nel secondo tempo gli ospiti scendono in campo con voglia di rimontare. Al 49esimo Martini centra la traversa, poi Michele Lorenzi controlla il pallone da posizione defilata, si gira e la mette all'incrocio opposto. Nel finale di partita De Franceschi segna in mischia alla rete del pesantissimo 1-2. Lizzana Alta Giudicarie. Nell'ultima partita dell'andata i giallorossi non offrono una prestazione da ricordare. Il campo pesantissimo rallenta inevitabilmente il ritmo della partita e dopo una prima parte all'insegna dell'equilibrio la sblocca Gagliani con un tocco debole ma preciso che batte il portiere. Prima dell'intervallo l'arbitro fischia un rigore molto contestato, dal dischetto si presenta il numero 9 che è ancora implacabile. In avvio di ripresa Zanfei accende le speranze di rimonta, poi Gagliani sale in cattedra e con una rete in contropiede e un altro rigore firma il poker personale. Termina 1-4. Molveno Guaita. Pareggio che non serve a nessuno. Giordani e Perlot mettono in difficoltà gli ospiti, ma Giovanazzi fa buona guardia. Per il gialloblu ci prova Chiarani con scarsa precisione. Il numero 1 ospite si supera su Martino Donini a metà frazione. Poi Oxa da una parte e Giordani dall'altra lambiscono il palo. Il Guaita rimane in 10, quindi un'azione di squadra conclusa da Giordani vale il vantaggio per il Molveno. I gialloblu reagiscono e pareggiano con Bortolameotti di testa. E nel finale Giovanazzi è prodigioso nel parare il rigore di Giordani. Termina 1-1. Trambileno Vallagarina. Tutto facile al Moscheri per la formazione di casa. Fin dai primi minuti si palesa la differenza di valore in gioco, ma le conclusioni di Fontanelli, Valle e Amal vengono parate bene da piazza. Al 15esimo Fabio Bisoffi sblocca la partita con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Poco dopo piazza è ancora protagonista con la parata sul rigore di Fontanelli. I Lagarini provano a riaprirla, ma in avvio di ripresa il numero 4 trova l'incrocio con un mancino potente e preciso. Il Trambileno la chiude sul 3-0 allo scadere con la rete del subentrato Tasini. Thank you.